L'Unione Triestina 2012 vuole confermare quanto di buono ha fatto in campo nelle ultime due giornate calcistiche, anche perché nonostante il ricorso subito in merito alle irregolarità nei tesseramenti della partita contro il Mestre, in campo i ragazzi di Lotti hanno vinto per 1-0. Poi è arrivata la vittoria per 2-1 contro il Fontanafredda, prima vittoria in trasferta per il club giuliano. Ora dunque le aspettative nei confronti del team sono leggermente aumentate, la precauzione d'obbligo, visto che il tifo organizzato continua a non seguire la squadra, proseguendo la propria protesta nei confronti della dirigenza. Domenica in ogni caso si tornerà in campo, l'Unione 2012 affronterà al Rocco la formazione dell'Este, in attacco con tutta probabilità si vedrà agire Cabine, che nelle ultime gare ha dimostrato un buono stato di forma, testimoniata anche dalle reti messe a segno. L'Este dal canto suo, con i suoi 9 punti in classifica, è attualmente 11° in campionato, subito dietro la Triestina 2012, che però dovrà attendere per sapere se ci saranno penalizzazioni a seguito del match contro il Mestre. Si giocherà infine a Rocco domenica 18 ottobre, fischio d'inizio alle 15.